la celebrazione dell'Eucaristia con il numero 111. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, Signore con te. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Caro Enzo, cara Caterina, sono a ringraziarvi per aver deciso a 25 anni del vostro 50 anni del vostro matrimonio di essere qui davanti all'altare del Signore. Ricordiamo il primo giorno, la festa dei 25esimo, i momenti belli dei vostri figli, l'arrivo del nipote Gioele e anche i momenti di tristezza, accompagnare i vostri genitori al momento e al luogo in cui il Signore all'ultimo giorno ci richiamerà in vita. Beh, io ricordo molto particolare la mamma Rachele, papà Celeste, e purtroppo non ho conosciuto, Caterina, i tuoi genitori, ma con mamma Rachele per 22 anni siamo andati a Lourdes, sul treno degli ammalati, quindi ho un grande ricordo per il suo servizio e anche per la preoccupazione sua per voi, per i suoi figli. Allora, certamente noi crediamo nella comunione dei santi, gioiranno i vostri genitori, anche tua sorella Caterina gioirà per questo giorno, ma anche noi con voi diamo lodi al Signore per questo cammino. I 50 anni non sono poca cosa, sono un grande avvenimento, soprattutto in questi tempi. Dio vi ricompensi per la vostra fedeltà, il vostro impegno e soprattutto la vostra lealtà nell'impegno della vita. Diamo lode e gloria al Signore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo.
O Dio che ci sei Padre, guarda con bontà questi coniugi Enzo e Caterina che, circondati dai loro figli e dei loro parenti, ricordano con gratitudine il giorno in cui hai benedetto, Signore, le primizie del loro amore e anche il giorno del 25esimo delle loro nozze. Dona loro, dopo 50 anni di vita trascorsi insieme, un'esperienza sempre più ricca e feconda dell'amore verso di te e verso il prossimo. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Da questo conosceremo che siamo nati dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio. E qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quel che è gradito a Lui. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti dimora in Dio, ed Egli è in Lui. E da questo conosciamo che dimora in noi, dallo Spirito che ci ha dato. È parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lodate, lodate, lodate il Signore, cantate, cantate, cantate il Suo nome. Lodate, lodate, lodate il Signore, cantate, cantate, cantate il Suo nome. Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie. Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai di ogni bene. Lodate, lodate, lodate il Signore. Cantate, cantate, cantate il Suo nome. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Lodate, lodate, lodate il Signore, cantate, cantate, cantate il Suo nome. Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita. Lodate, lodate, lodate il Signore. Cantate, cantate, cantate il Suo nome. Alleluia, alleluia, alleluia. Se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori. Alleluia, alleluia.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a una persona saggia che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma quella casa non cadde perché era fondata sulla roccia. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia. Rinnovo il ringraziamento a Enzo e Caterina per aver scelto di essere qui questa sera a ringraziare il Signore per il loro cammino sponsale, la loro reciproca accoglienza comincia già dagli anni del liceo Dante. Sono i momenti più belli, quando ci si riscontra in una progettualità di vita. E così, da allora fino ad oggi, in un crescendo di reciproca stima, rispetto e apertura alla vita, Caterina ed Enzo sono qui a condividere con noi la bellezza del loro amore, consacrato dal sacramento del matrimonio e quindi legato a una progettualità di vita che non è solamente un discorso, direbbe la progettualità antropologica del matrimonio, il mutuum adiutorium, ma soprattutto quel saper essere indispensabili in una progettualità di una relazione reciproca che è aperta alla vita, si capisce, ma dove la casa, la famiglia diventa anche il luogo dove non si dimenticano gli altri, non si dimentica il prossimo. Tante volte io ho bussato al cuore di Enzo per mettergli dei curricula di ragazzi giovani che volevano trovare lavoro nell'onestà, senza i svincoli di percorsi più o meno mafiosi, ma semplicemente nel valutare l'onestà, la rettitudine e la possibilità di offrire lavoro. Perché appunto Caterina ed Enzo hanno percepito che la dimensione lavorativa non è soltanto portare a casa la busta paga, ma è offrire la propria competenza a favore della società. E quindi io sono qui proprio a ringraziarti, caro Enzo, per la tua pazienza quando io ho bussato alla tua porta. Con rettitudine, con semplicità, tu mi hai sempre risposto: è possibile, non è possibile. Ecco, nella rettitudine di una carità vera, non pelosa, una attenzione sincera, è possibile. Ecco allora la famiglia cristiana, che si fonda
sull'amore reciproco certamente di un uomo e di una donna, ma alla luce di un sacramento. E qual è la significatività del sacramento? Agire nella dimensione della sacralità dell'uomo e della donna, della persona umana. La persona umana è sacra non perché è battezzata, è cresimata, è sacra perché è persona. E allora ecco che il guardarsi negli occhi e dire questo è l'uomo della mia vita, questa è la donna della mia vita, significa anche ritrovare al di fuori di noi quella sacralità che ci rende capaci di realizzare un qualche cosa che è al di sopra della realtà antropologica e va a toccare ciò che è a fondamento della vita e della creazione. Questa è la teologia appunto della creazione, che nulla nega all'evoluzionismo, ma pone di fronte alla scintilla di ogni vita un atto, direbbe il filosofo Platone, un bonum diffusivum sui, un bene che tende a comunicarsi. E la sacralità del matrimonio, aspetto umano, c'è questa dimensione, quindi il crescere insieme, ma in una dimensione fruttuosa. Ecco il discorso della procreazione, che non è semplicemente un mantenere i numeri, ma un realizzarsi in un aspetto profondo di una sacralità naturale. Ma anche dunque poi, per noi che abbiamo scelto il percorso cristiano, e rendere possibile una dimensione altra, che è quella non di un, scusate la parola, sterile, ma una complicità corporea dove l'anima c'entra e dona senso al rapporto che è qualificante in sé e quindi fruttuoso nel progetto di Dio. Ecco allora che tutto questo, Caterina e Enzo, voi l'avete percepito con la nascita di Michele e con la nascita di Federico, di Giovanni, ma anche con la nascita di Gioele, il quale porta nella vostra famiglia il sorriso, ecco, del nuovo nato. E poi, ecco, ci sarà presto anche un altro sorriso. Ebbene, la vita è celebrare la vita, e il matrimonio ha questo scopo nella sacralità naturale e nella dimensione del ministero sacramentale, religioso. I ministeri del matrimonio sono mica i preti, sono gli sposi. Il prete è colui che accoglie un sì per sempre dell'uomo e della donna e gratifica dunque l'atteggiamento divino che benedice. L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna. Ecco Enzo e Caterina, voi avete vissuto per 50 anni questa ministerialità e mi commuovete che avete sempre davanti a Dio, nel 25° e nel 50° ricordato questo dono. Voi, tu Caterina per Enzo sei il dono più grande e tu Enzo per Caterina sei il dono più grande. Momenti ci possono essere stati certamente di difficoltà e col discernimento della sacralità naturale e della sacralità del sacramento avete continuato il vostro cammino fino ad oggi. Ecco allora che io voglio dirvi grazie. Grazie per quello che siete,
Grazie per la vostra famiglia che è aperta anche alle necessità del prossimo, nella rettitudine, e grazie anche all'educazione che vostra madre Rachele vi ha dato. A Lourdes ha sempre pregato per i suoi figli e poi soprattutto mi raccomandava sua figlia, ma sempre aveva nel cuore voi. Voi sapete i sacrifici che ha fatto, il papà navigava, eccetera, e lei vi ha dato l'educazione umana, ma anche cristiana. Una grande donna, nella semplicità della sua fede, è stata esempio per molti e credo che deve essere esempio anche per voi. E tu, cara Caterina, ricorderai certamente i tuoi genitori e noi questa sera, e anche tua sorella, vogliamo sentire questa comunione dei santi e dire grazie, Signore, che nella tua infinita misericordia ci hai dato il tuo figlio Cristo Gesù, che ci ha indicato la sacralità del matrimonio e di questa realtà sponsale. E io vi chiedo, Enzo e Caterina, un posticino nel vostro cuore, nella vostra preghiera, anche per me. Grazie. Oggi dite ancora grazie al Signore, vi scambierete il segno del vostro amore come quel giorno, ma con un cuore grande, portando a Dio i vostri tre figli, i vostri nipoti, i vostri fratelli, le vostre sorelle, ma anche me però, d'accordo? Caterina, guai se te metti. Guai, ecco. Allora, Dio onnipotente ed eterno, umilmente ti preghiamo, queste vere nuziali, ricolmale, Signore, della tua benedizione, perché in ogni frangente della vita Enzo e Caterina sappiano che non sono soli. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Caterina, prendi, eccoci, a tuo marito. Grazie. Grazie. Enzo, a tua moglie. Grazie. Gli altri due figli vengano qua. Vieni, tesoro, c'è la sorella. Venga, eccoci qua. Guarda i tuoi fiori. Di... Ecco, un bacio a tutti e tre. Scusa, siamo fatti anche per commuoversi. Mico capì che in banca, che voi bancari... Ma, 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 che... ma
che vuoi mancare i nuovi come mai, ciao. Grazie. No, ti danno anche un vaso, scusami. Ti vaga, ti voglio ben Caterina, vieni che ti... Bene. Qua vicino a me. Vieni qua. Un applauso, prego. Ciao. Niente tesoro, ciao. Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera per questa bella famiglia e io vi chiedo di pregare per quelle famiglie che si rivolgono a noi perché sono in momento di difficoltà e vogliono sentire una nostra vicinanza vera, non chiacchiere. Queste persone noi le presentiamo al Signore con i loro figli e chiediamo che il Signore faccia Lui, che sia Lui, colui che conosce i cuori, a dare serenità e dia a noi il criterio di criticare, non chiacchierare. La vita matrimoniale non è semplice. Stiamo vicini, stiamo accanto. Se possiamo, diciamo una parola e se non possiamo, camminiamo nel silenzio, offrendo a Dio, che conosce i cuori, che intervenga. Ad ogni invocazione risponderemo dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Ti ringraziamo, Signore. Enzo e Caterina, 50 anni fa, hanno affidato il loro amore delle tue mani. E tu li hai protetti, guidati nella fatica, nella gioia, nel dolore. Ti preghiamo, Signore, fa che la loro testimonianza di amore comunale continui sempre ad essere un esempio per noi, soprattutto per i loro figli e i nuovi. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore, per i vostri genitori che vi hanno accompagnato nella strada della vita, perché possono essere nella gioia del Signore, preghiamo. Perché i nostri giovani scoprano la bellezza del matrimonio e del sacramento del matrimonio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Possiamo sedere, il canto all'offertorio, il numero 189. Sei tu, Signore, il Padre, tu cibo sei per noi, risorto vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. Nell'ultima sua cena,
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito innanzi a voi. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, i doni che ti offriamo in rendimento di grazie per Caterina ed Enzo, che hanno vissuto insieme tanti anni con fedeltà e amore, e da te implorano i beni dell'unità, della serenità e della pace. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Caterina e Enzo, venite vicino a me con i vostri tre figli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore che è nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, Signore, Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di molte genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dalle colpe e dalla morte, e hai donato il tuo spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il regno di Dio. Come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto della carità. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore. Anche la mamma di Gioele col piccolo può venire qua. È un dono di Dio la vita. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando, oh bravo, cioè sei vivo, bravo. Celebrando, scusate ma c'è un abbassamento di voce, non posso cantare, celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, presbiteri, diaconi, le persone consacrate e l'intero popolo di Dio. Ricordati anche di Enzo e di Caterina, che hai voluto condurre al giorno delle nozze e che oggi ricordano il loro 50° di matrimonio. Per tua grazia, Signore, vivano nell'amore vicendevole, nella pace e siano testimonianze dell'amore cristiano. Ricordati anche di Mario, Maria e Antonella, di Celeste, Rachele e Vittorio, che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo. Vogliamo chiedere per questa famiglia, bella famiglia, e le vostre famiglie, i cosiddetti tre pani che io chiedo, se dico sempre, di chiedere al Signore e ai nostri bambini, che nella nostra, queste belle famiglie, nella nostra comunità e le famiglie della nostra comunità, non manchi mai il pane del perdono, dell'amore e del lavoro. Questa è la serenità che Cristo Gesù ci ha indicato con questa preghiera.
Per questo diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, che l'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiamoci uno sguardo di pace. La pace sia con te, Caterina, e anche a voi, mi raccomando, fa giudizio la madre. Sì, sì o no? Ciao Enzo, tanti grazie. Auguri. Bacio. Tanti auguri. Grazie. Ciao, ciao. Grazie. Che bello. Grazie. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo. Corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Prepariamo il numero 152. Sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Sul re.
Preghiamo. O Dio, che ci hai allietati alla tua mensa, custodisci questi coniugi Enzo e Caterina nella tua santa amicizia, perché ricchi di giorni e di opere buone siano testimoni del Vangelo nel percorso della loro vita. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. A Caterina ci deve dire qualche cosa. Le robe belle, sa Caterina, no? Robe che non va. Sedetevi. Robe belle, Caterina. Il resto lo sa il Signore. Una volta prima di Enzo. E già è una cosa. Ma è strano questo. Molto. Volevo così fare un brevissimo excursus di questi 50 anni, nel senso che siamo partiti da lontano, pare ieri, però è passato tanto tempo. E così pensandoci mi piace fare una similitudine. Questo nostro percorso rassomiglia a una corsa campestre. Siamo partiti dovendo affrontare una salita piuttosto difficile, ardua, che ci ha lasciato qualche volta senza fiato e abbiamo dovuto fermarci per riprendere un po' le forze. Abbiamo attraversato, come in tutte le corse campestri, sassi, pozzanghere, siepi, e quello che appunto si trova sul cammino, che non è tutto liscio. Però naturalmente abbiamo anche attraversato dei prati fioriti, dove siamo riusciti a raccogliere tre piantine. Tre piantine che sono cresciute perché messe a dimora, perché annaffiate con tanto amore. E queste tre piantine alla fine hanno dato anche i loro frutti. Uno là e uno presto arriverà. Per il terzo, che è il più piccolo, possiamo dare ancora un po' di tempo, ma non troppo, perché vita fugit. Ovviamente in questo percorso non facilissimo abbiamo avuto anche dei supporter, che io ringrazio perché ci hanno aiutato, stimolato, incoraggiato ad andare avanti. E quindi sicuramente ringrazio tutti, ringrazio il Signore che ci ha concesso di avere queste piantine che sono cresciute forti, rigogliose, spero non solo da un punto di vista estetico e esteriore, ma anche all'interno, perché è importante la salute fisica, ma è altrettanto importante la salute del cuore e dell'anima. E questa preghiera, che è quella che io ho sempre rivolta al Signore, cioè di farli crescere bene sia dentro che fuori, continuerò a farla appunto per i miei nipoti. Un attimo, che ho perso il filo di un discorso così, no. Cos'altro volevo dire? Ecco, mi era venuto in testa ancora una cosa, che fra i supporter devo ricordare padre Armando, il nostro vecchio parroco di Gretta, che diceva che il matrimonio sostanzialmente è una missione e quindi come tale bisogna portarla a termine, ma soprattutto con l'aiuto del Signore che io spero continui a darci amore da poter distribuire agli altri, ai nostri figli, ai nostri nipoti e a tutte le persone a cui vogliamo bene. E comunque, grazie Enzo e grazie a tutti. Grazie a te Caterina, bravo. Allora ringrazio la Caterina. Dopo queste parole a me non resta da dire niente, anche perché l'ora è tardissima. A me spettano i ringraziamenti. Allora i ringraziamenti comincio con i miei suoceri, che non ci sono più.
dopo un brevissimo periodo di rodaggio, ma proprio brevissimo, mi hanno accolto in casa come un figlio e quindi ricordo con grande affetto Mario e Maria, naturalmente le mie cognate della prima ora, purtroppo Antonella non c'è più, e le cognate della seconda ora che non vedo qui. Poi, ovviamente i miei genitori, mio padre e in particolare mia madre, Don Ettore ha parlato in lungo e in largo della nonna, quindi non occorre parlare di più. E poi in particolare, non per togliere spazio a Federico e Giovanni, volevo ringraziare Michele, perché Michele ovviamente è nato quando io avevo 20 anni, anzi 21, Caterina 17, e quindi lui è stato veramente un bravissimo bambino, senza togliere nulla agli altri due, un bravissimo bambino, e che si è integrato ovviamente nella situazione un pochino particolare, e rivedo lo stesso sorriso gentile negli occhi di Gioele, e quindi così. Bene. L'applauso a Gioele. No, 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 bravo. L'applauso a Gioele. Volevo ringraziare i miei testimoni, mio cugino Rino Coretti è in Germania per motivi di lavoro e mio cognato Bruno è con noi. Poi ringrazio il Don Ettore veramente, che sei sempre stato vicino in tutte quante le occasioni lieti, triste della famiglia. Allora, lei ha parlato, però io sono uno storico, cioè a me piace Manzoni, piace i Promessi Sposi, e ti dirò che nella vita ci ha sempre accompagnato la divina provvidenza manzoniana, che tu ovviamente ricorderai. E quindi grazie a tutti voi, grazie alla Caterina, e io dico che alla Caterina in questi 50 anni non si è mai annoiata, ovviamente stando con me, e credo che non si annoierà ancora. Grazie a tutti. Grazie, Enzo, concludiamo con il canto 236. Se facciamo un canto di Lourdes, Rachele sarà contenta. Ah, ecco, bene, bene.